Ciao ragazzi, io sono Michele e bentornati in questo nuovo video di Addicted to Games. Oggi, Flash News, parliamo di Gridmonger, un MMORPG sandbox che nel 2012 riscosse un grande successo al suo annuncio. Si trattava infatti di un MMO in stile Ultima Online, quindi con una libertà d'azione pressoché assoluta. Un gioco che fan del genere aspettavano da anni. Gridmonger venne lanciato su Kickstarter tramite una campagna di raccolta fondi nel novembre del 2012 e ricevette dai suoi sostenitori oltre $90,000, cifra che superava di 3 volte il tetto minimo richiesto dalla software house. C'era chi aveva donato oltre $1,000, fidandosi quindi totalmente di questo ambizioso progetto, ed i primi video e le prime foto erano molto incoraggianti. Ma, già dopo qualche mese, iniziarono a nascere i primi problemi. L'engine di gioco venne cambiato più volte, vennero rilasciate sempre meno news e dopo qualche tempo il fondatore di questo progetto abbandonò tutto, lasciando tutto in mano ad un singolo programmatore. Ed arriviamo ad inizio 2015, quando vennero rilasciati nuovi video di gameplay di Gridmonger, nei quali il gioco appariva completamente diverso, aveva perso la grafica mostrata nelle prime immagini, l'interfaccia ora era molto rudimentale e i movimenti legnosi. Non sembrava essere rimasto nulla del titolo originale. Quello che si vedeva sembrava essere un esempio di gioco fatto in Unity. E molti iniziarono a mettersi l'anima in pace, dando per morto questo progetto. Ed infine, pochi giorni fa, la notizia che il progetto chiude definitivamente con un semplice messaggio di scuse sul forum ufficiale. Ovviamente chi ha donato cifre consistenti è voluto andare a fondo alla vicenda, trovando tra le clausole di Kickstarter l'obbligo da parte della software house di risarcire in caso non fosse stata rilasciata una versione definitiva del progetto. Vedremo quindi come si evolverà questa situazione. Voi ragazzi cosa ne pensate? E tralasciando il discorso Gridmonger, cosa ne pensate di Kickstarter? Lo trovate uno strumento utile per le piccole software house? Aspetto le vostre opinioni. Noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!